mio canale. Scusate la latitanza di questa settimana, ma ho voluto dare spazio alla famiglia, alle feste e poi sono rimasta assolutamente senza voce, quindi non mi sembrava il caso di girare il video. Oggi, come il nostro consueto appuntamento, questo è un video dei prodotti terminati di aprile 2019, come sempre in collaborazione con la mia amica Stefania. Un bacio tesoro e direi di cominciare. Se vi fa piacere, passate ovviamente a vedere quanti prodottini ha finito lei. Allora, partiamo dai bagno doccia terminati. Ho terminato io questo bagno doccia di Balea, doccia schiuma cremoso, melagrano e fior di pesco, 300 ml di prodotto, 99 centesimi, reperibile dal DM. Non mi è piaciuto semplicemente perché la profumazione era molto chimica. La texture era avvolgente, cremosa, faceva tantissima schiuma, però non mi è piaciuto perché lasciava proprio questa profumazione quasi stucchevole. E poi mi faceva senso perché il colore era tipo rosino come la confezione, e quando andavo a sciacquare il prodotto vedevo l'acqua un pochino colorata, quindi questa cosa non mi è entusiasmata. Poi sempre dal DM ho terminato la schiuma di questa qua, il marchio è Philosophy, è un mousse doccia cremoso al profumo dolce fruttato di fragola, 200 ml di prodotto. Io l'avevo trovata in offerta a 2 euro, però questa è una di quelle mousse che costa di più, costano 4,99 euro. Mi è piaciuta, una bella mousse corposa, cicciosa, si lasciava massaggiare, avvolgeva benissimo il corpo, detergeva benissimo e anche sciacquando comunque faceva fatica a smontarsi. Molto molto buona, lasciava comunque la pelle secondo me pulita, perché io mi sentivo pulita, con la pelle molto morbida e profumata. La profumazione non mi ha stuccato assolutamente, sapeva di Big Bubble alla fragola. Poi è terminato anche il shower gel di Fate in Nature. Questo è un bagno doccia che mi ha regalato la Stefania, è un bagno doccia con un ottimo inci. Questo era alla profumazione di anguria. Allora, era una texture in gel, si stendeva molto bene, faceva tantissima tantissima schiuma. L'unica cosa è che la profumazione dopo un po' è diventata veramente veramente stucchevole, dolce, piacevole, però non è il mio genere sotto la doccia. Mi è piaciuto, non mi ha seccato assolutamente la pelle e va bene. Come abbiamo terminato un altro doccia schiuma, questo qua di Naturalium, questo ha un ottimo inci con alla profumazione di cocco, l'ho trovata da Tigotà al prezzo veramente bassissimo, 500 ml, sa veramente di cocco. Anche la texture era in crema, ma non molto cremosa, scusate il giro di parole, e sembrava di lavarsi proprio con la polpa, non la polpa di cocco, perché cocco non ha una polpa morbida, però proprio anche dal colore vi riportava al cocco. E poi con la profumazione buonissima, lasciava la pelle molto molto morbida, mi è piaciuto tantissimo, non mi è andato a creare nessuna irritazione, ho potuto utilizzarlo anche nella zona X, mi è piaciuto molto, potrei anche ricomprarlo, ottimo ottimo. Tra l'altro mi è durato un sacco perché sono 500 ml, l'ha utilizzato anche Andrea, infatti le è piaciuto un sacco. Poi sempre come detersione ho terminato il detergente intimo Calendula e Verbena di Erboristica d'Atenas, molto buono, questi sono 250 ml, mi è piaciuta una texture in gel che lavava molto bene, aveva quasi un'azione umettante nella zona, non idratava però non andava neanche a seccare e infatti qua c'è scritto antisecchezza. Faceva abbastanza schiuma, ma quella schiuma morbida e delicata che non andava assolutamente ad aggredire le mucose, almeno io ho la zona molto sensibile, quindi quando un detergente intimo un po' così mi dà fastidio, questo mi lasciava proprio la zona, non so, ammorbidita. Mi è piaciuto moltissimo, potrei anche ricomprarlo. La profumazione a contatto con l'acqua non è delle migliori. Terminato il nostro solito Infasil, questa è freschezza attiva 48 ore plus, sapete che ci piace, ma a me non tantissimo perché lascia l'ascella con l'attrito, però ecco, ne ho comprato un po' e lo utilizzo anch'io quando mi faccio la doccia nel bagno di Andrea. Andrea ha terminato il Menta Dent White, a lui piace questo dentifricio, quindi va bene. Allora, cose di poco conto, ho terminato
queste ricariche per il rasoio lubrificanti con vitamina e aloe vera. Erano 4 ricariche, mi piacciono tantissimo, li utilizzo per il rasoio di balea a 5 lame, ottimo. Poi cestino questa spugnetta, che è una spugnetta che io acquisto ciclicamente dal Simply. È una spugnetta che costa pochissimo, che va utilizzata per il lavaggio dei bambini nella vasca. È tipo un dupe di spugna della Natura, solo che costa 1,99 euro. È un po' aggressiva, nel senso che pizzica un po' e si deteriora facilmente, infatti è già tutta scassata. Io li utilizzo perché mi piace togliere le maschere con questo tipo di spugna, e sinceramente utilizzare la spugna di mare che costa 21 euro per togliere le maschere e magari sporcarlo non mi va, quindi utilizzo questi low cost. Passiamo al corpo. Ho terminato anche il Body Care Bath Shower Gel, questo qua è una mini taglia che io avevo nel borsone della palestra, cruelty free, era un gel molto 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 denso, dalla profumazione maschile, ma chi se ne frega, tanto mi lavavo in palestra, buono, non seccava la pelle, si sciacquava molto molto bene. Poi passiamo al corpo, ce la faremo. Allora, scrub, ho terminato 2 body scrub di balea in monodose, queste qua, uno al profumo di caffè fior di mandorle, uno al profumo di caffè e cocco, mi piacciono tantissimo, ho sentito un rumore, mi piacciono tantissimo, costano poco, sono 40 grammi a bustina, io li miscelo con un olio che è in casa, olio d'oliva, olio di cocco, olio qualsiasi, e faccio uno scrub, fai da te. Buonissimo, costa veramente poco, fa uno scrub eccezionale, gratta molto bene, non va ad aggredire però la pelle, lascia la pelle liscissima. Questo è un dupe classico di Nakomi, low low cost, perché costa tipo 1,99 euro, 40 grammi, ne prendete 10, vi fate un super barattolone, ottimo. Come scrub ho terminato anche Organic Shop, questo alle alghe sale marino, scrub levigante. Sapete che mi piace, prodotto che costa pochissimo, biologico, fantastico, scrubba molto bene, fa anche un po' di schiuma, lascia la pelle veramente fantastica, liscia, morbida, io li adoro per il prezzo che hanno. Continuerò a riacquistarli. Terminato anche il Virgin Olive Body Scrub di Dr. Organic, 200 ml di prodotto, profumazione fantastica, io non so, mi sono fissata con questa profumazione all'oliva di Dr. Organic perché mi fa impazzire. Era uno scrub in tubo cremoso con all'interno tantissimi granuli, che però si sentivano, facevano un ottimo scrub perché erano piccolissimi come effetto sabbia proprio all'interno. E scrubbava molto bene, non è paragonabile ai scrub tipo Organic Shop, tipo Equilibra, però uno scrub in crema presente, non aggressivo, meno aggressivo rispetto agli altri, però la sua funzione la faceva. E poi mi lasciava il corpo morbidissimo, la pelle super 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 setosa, perché appunto massaggiandolo facevo penetrare bene anche i principi attivi della crema e mi lasciava una pelle... Si sciacqua molto molto facilmente, non si infila da nessuna parte, non fa schiuma questo però quando si sciacqua, vi sembra di sciacquare proprio una crema detergente, buono, peccato per il prezzo, qua in Italia costa un sacco. Poi passiamo agli oli, ne ho terminato un bel po' perché li ho smaltiti un sacco. Allora, terminato l'olio corpo nutriente di Bio Philosophy all'avena, certificato ICEA, mi è piaciuto tantissimo. È un olio non molto consistente dalla texture, quindi mi permetteva di utilizzarlo sia a pelle asciutta che a pelle bagnata, si assorbiva velocemente, mi lasciava la pelle nutrita e setosa, ottimo, costa poco e poi la profumazione di questa linea è veramente strepitosa, molto molto buona. Poi... ho terminato l'olio di cocco, questo qua, questi erano 125 ml di olio di cocco, me l'ha regalato la Stefania, io per scioglierlo lo facevo sciogliere a bagnomaria, lo utilizzo negli scrub, lo utilizzo nell'impacco pre-shampoo, l'olio di cocco è sempre una garanzia, anche se sarò una delle poche che preferisce di più l'olio di cocco sul corpo piuttosto che sui capelli. Poi ho terminato anche l'olio di germi di grano puro dei Provenzali,
Anche questo olietto lo utilizzavo sul corpo, però si può utilizzare sia sul viso che sui capelli. Sui capelli è altamente rigenerante e illuminante, sul viso ha una funzione anti-age e nutrienti. Io l'ho utilizzato viso e corpo perché ogni tanto mi piace coccolare il corpo anche con questi oli un po' più pregiati. Mi è piaciuto molto, anche questo era molto leggero, molto easy, si assorbiva subito, lasciava leggermente una patina unta, ma poi mi lasciava proprio la pelle setosa, addirittura quasi più luminosa, ma non quella luminosità tipo unto, ma proprio luminosità buona. Poi ho finito sul corpo questo olio benedetto di Vrochet, di Mille Rose, questo qua, non so che cosa volevo dire, ma sicuramente non è una bella cosa. Non mi è piaciuto questo olio né sul viso né sul corpo. È un olio che viene consigliato da utilizzare mattina e sera abbinato alla crema o da solo. Ora, utilizzare questo olio al mattino, boh, perché è un olio che ha la texture secca, sì, ma poi vi crea una patina sul viso che non si assorbe mai, cioè non siete luminose, siete unte come un porcellino nel forno, cioè assolutamente no. La stessa cosa faceva sul corpo, non si assorbiva mai, lasciava questa patina che non si assorbiva, anche se la pelle era asciutta, c'era questa patina che però boh, non mi è piaciuto assolutamente, non lo riacquisterò, infatti poi l'ho smaltito sul corpo perché ho detto perché stai nella mia dispensa degli olietti se poi non ti utilizzo, cioè non mi piace. Poi ho utilizzato olio vergine di Andiroba, questo è un olio che avevo mostrato qualche mese fa nei Top e Flop, è un olio anticellulite ma si può utilizzare anche sul viso perché è lenitivo antisettico, mi piace tantissimo, mi è piaciuto, una piccola parte me lo sono conservato in un pottino da utilizzare nelle maschere fai da te, era un olio particolare perché era denso, vedete, è un olio che praticamente è solido e la boccetta assolutamente non è adatta perché ha un foro e questa plastica è molto molto dura, quindi facevo fatica a tirarlo fuori, insomma. Quindi quando facevo la vasca, lo utilizzavo appunto quando facevo il bagno, lo mettevo all'interno della vasca e si scioglieva da solo nella bottiglietta e poi quando uscivo applicavo l'olio. È un olio molto denso, molto ricco dalla texture, proprio ricca, spessa, si massaggiava molto molto bene ma faceva anche una bella patina bianca e quindi vi permetteva il massaggio per molto molto tempo, appunto perché è un olio che è pensato per contrastare gli estetismi della cellulite. Una volta assorbito vi lascia una pelle nutrita e super 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 compatta, è un olio buonissimo, veramente stupendo. Ci ho messo un po' a terminarlo perché ne basta veramente poco e poi utilizzandolo solo quando facevo la vasca da bagno mi è durato un sacco. Comunque è un olio certificato ICEA, questo tipo di olio, non questo di frutto nero ma l'olio di Andiroba, lo potete trovare anche su Ecoverde, lo rivende Le Erbe di Janus. Mi è piaciuto veramente tanto, è proprio il nutrimento di questo olio che mi permetteva anche andare a letto senza applicare la crema, e sapete che ho una pelle secca quindi di creme hai voglia. Credo che con le cose abbiamo terminato. Bon, passiamo alle creme corpo. Terminato la crema mani di Balea, questa Coco Calm, mi è piaciuto tantissimo, sono 65 ml di prodotto, packaging bellissimo, costo bassissimo, era una crema mani non riparativa ma preventiva, perché era una crema mani che si assorbeva facilmente, vi ammorbidiva tantissimo le mani, non ungeva se applicate nella giusta quantità, se ne applicate in quantità maggiore faceva un po' più di scia bianca, quindi rimaneva un po' più pesantina. Profumazione buonissima, mi lasciava le mani comunque idratate e elastiche, quindi mi è piaciuta. Io non ho le mani secche e screpolate perché tendo a curarle molto, non solo le mani ma in generale, e quindi buono. L'unica cosa che mi si secca è il giro cuticole, che con quello non so più che cosa farci. Poi ho terminato 2, 3, 4, 5 creme corpo, non sono fuori di testa, sapete che ho avuto un problema alla pelle perché ho preso del cortisone per una puntura, no, non per una puntura di ape, ho preso il cortisone perché c'era l'allergia, quindi mi si è seccata tutta la pelle del corpo, ma questa
Crema lenitiva dermatologicamente testata con calendula biologica certificata ICEA, l'ho aperto da un sacco di tempo e la utilizzavo solo quando mi depilavo, quindi dopo la depilazione l'applicavo e mi andava a lenire e calmare la pelle, un po' come applicare il gel d'aloe. Molto buona, delicata, molto molto leggera, ecco l'aspetto idratante e nutriente. Poco e niente, però mi andava veramente a calmare i pruriti magari dopo il rasoio, non mi faceva uscire tutti quei bruttissimi puntini. Mi è piaciuta, ci ho messo tanto da finirla, infatti ho finita questo mese, profumazione che mi fa impazzire, l'ho utilizzata anche sul viso irritato ed ha veramente una grandissima mano, però fa solo quello, non ha altre spiccate proprietà. Poi ho terminato il fluido corpo idratante delicato di Vive Verde Coop, 200 ml di prodotto certificato Natru, non mi è piaciuto perché è un fluido che si propone per una pelle arida che va a idratare e nutrire eccetera eccetera, in realtà era un fluido molto molto leggero che faceva tantissima ascia bianca, ma una volta che si assorbiva sembrava di non aver messo niente. Io l'ho utilizzato abbinato a un olio appunto perché necessitavo di utilizzare la crema corpo 3 volte al giorno per mantenere l'elastica alla pelle senza creare spaccature, soprattutto sulle gambe, mamma mi si era seccata dappertutto e quindi per quell'utilizzo andava, però se l'avessi utilizzato senza nessuna problematica questa direttamente nei bocciati. Se cercate una crema leggera che non appiccica, che non unge, non avete una pelle secca, questa è adatta, però se cercate qualcosa in più, no. Stesso motivo, ho utilizzato queste due creme. Questa è una body lotion di Mandara Spa, questo me l'ha mandato la Stefania, ha una profumazione buonissima di cannella, fantastica. Anche questa era una cremina molto molto leggera che faceva tantissima ascia bianca, si assorbiva dopo un po', ma utilizzato con un olio lo trasformava in una crema un po' più consistente. Mi lasciava la pelle idratata e nutrita temporaneamente, perché comunque l'olio non può fare il miracolo se non ha un sostegno, almeno che non utilizziamo un olio bello tosto, e quindi l'ho finita anche in fretta, calcolate 3 volte al giorno e tanto è applicare una crema. Terminata anche la crema corpo di Equilibra Largan, morbidezza naturale, qua si propone crema corpo, poi body lotion, nutriente protettiva, no assolutamente, è una crema tranquilla, easy, idratante, con una texture leggermente più cremosa rispetto agli altri due che vi ho mostrato, ma ha le stesse identiche funzioni, quindi idrata, e anzi idrata poco e niente, nutrire proprio zero. Qua si propone nutriente, io l'ho utilizzato in palestra, 100 ml sono andati come il pane, profumazione però che mi fa impazzire. Sto scoprendo che mi piace tantissimo la profumazione di Argan. Poi terminato un mini burro corpo, questo era quello alle Notera o Enotera, ditemi voi come si pronuncia. Questo è un burro corpo classico di Alverde, bello consistente, bello cremoso, però non è un burro burro, cioè non è un olio solido che si scioglie a contatto con la pelle. Questa è una crema molto molto densa, molto nutriente, molto idratante, mi piace tantissimo. Prezzo basso, conteneva le Notera, burro di karité, olio di mandorle, olio di cocco, molto molto buona, veramente lasciava la pelle come voglio io. Lasciava una patina leggermente unta perché comunque è consistente, ma a me questa cosa non mi dispiace. Poi per i capelli abbiamo terminato Yves Rocher Anti Pollution, lo shampoo micellare, quello ultimo uscito. Perché dico abbiamo? Sapete che io ho una problematica con gli shampoo Yves Rocher, ma visto che sto utilizzando il prodotto Grow di Madara, ho voluto utilizzare anche questo. Vi spiegherò poi quando vi farò la review su tutta la mia hair care routine il perché di questo utilizzo. Comunque è uno shampoo che piace molto ad Andrea. Quello che vi posso dire è che ne basta poco, fa tantissima tantissima schiuma e lascia i capelli veramente puliti e lucidi. Lui lo adora, infatti vuole solo questo. La profumazione mi piace tantissimo di questo shampoo. Poi io ho fatto l'Enné, ho fatto quello di Cadì, a questo giro mi è bastata solo una perché comunque avendo i capelli corti solo una. Questo è il risultato, adesso non so quanto si potrà vedere con questa luce, comunque l'ho fatto la settimana scorsa, è uscito il colore che piace a me, quindi quel nocciola scuro,
che però al contatto con la luce, scusate, ma ho visto un vespone fuori sul balcone, al contatto con i riflessi della luce, ha dei riflessi tipo rossi. Infatti i miei capelli al sole sono così. Ecco qua. Mi piace molto, continuo a riacquistare, facile da preparare, la posa poi potete scegliere voi, è un nenè che si sciacqua molto molto facilmente, quindi ecco, io non sono super esperta in nenè, ma HD mi piace, questo lo mettiamo qua. Poi passiamo al viso, ragazze. Allora, ho terminato Ebelin 140 dischetti, questi mi piacciono da matti perché sono buonissimi, costano pochissimo, bordati, non spellucano, non si rompono, ottime veramente. Poi ho finito anche i maxi quadrotti, questi qua che utilizzano per i bambini, ma a me piace utilizzare anche per struccarli perché sono così grandi, come vedete la confezione, ne basta una e faccio tutto il viso, occhi eccetera. Poi ho terminato anche i dischetti di cotone maxi della Coop, buoni, e ho terminato anche i Natural Baby Eco Free con estratti di fior d'arancia, aloe vera, azioni addolcenti, questi sono per pelli sensibili e mi sa che sono, sì, sono certificati EcoCert. Io da un po' di tempo che utilizzo le salvettine per i bambini come il primo step di struccaggio, visto che il mio step non si ferma solo alle salvettine, perché devo spendere tanti soldi per comprare le salvettine struccanti, utilizzo questi che sono delicati, umidi, mi tolgono il primo, cioè la parte maggiore di trucco, quindi perché no? Sono 72 salviette, queste sono addirittura certificate, mi viene da ridere perché sono veramente ottime, delicate sul viso, il tessuto è bello spesso, quindi sembra veramente una salvettina struccante, mi piace tanto, continuerò a ricomprarle visto che poi ho 1500 step dopo. Terminate due acque micellari, allora questa l'ho terminata all'inizio del mese, è acqua micellare anti-age di Yonzac, 500 ml di prodotto certificato EcoCert. È un'acqua micellare che non mi ha convinto fino alla fine perché fa fatica veramente tantissimo a struccare gli occhi e ogni tanto mi brucia, ogni tanto non mi brucia, quindi io ho bisogno di un'acqua micellare fast, molto veloce, Speedy Gonzales. Invece questa ci metto un po', ci sta, è biologica, non posso pretendere che mi strucchi il Pupa Vamp, però ho un'altra acqua micellare della quale vi ho accennato che mi strucca anche il Pupa Vamp waterproof, tipo questo qua che ho addosso, buona perché alla fine il viso poi lo strucca, non mi ha dato fastidio assolutamente, però non mi ha rapito appunto il cuore. Terminata anche l'acqua micellare struccante di Acqua di Rose per le pelli sensibili, questa struccava molto bene gli occhi e viso, anche se devo essere sincera non mi ha colpito particolarmente, mi ha colpito di più lo struccante occhi, quello veramente mi ha lasciato così. L'acqua micellare sì, ok, preferisco quella di Yonzac, c'è più quantitativo rispetto a questa che comunque costa 4 euro non in offerta per 200 ml di prodotto. Poi ho terminato il Garnier Sensitive struccante bifase 2 in 1, non mi è piaciuto assolutamente perché mi andava a, anzi mi struccava molto molto lentamente gli occhi rispetto a uno struccante bifasico, quindi ci metteva veramente tantissimo, invece di sciogliere il mascara me lo andava proprio a sgretolare, a staccarlo proprio dalle ciglia, la cosa non mi piace assolutamente. Mi ritrovava con tutti i pallini di mascara negli occhi, perché effettivamente perché è un altro prodotto, mi scioglie il mascara, quindi quando tolgo, tolgo tutto, questo me lo sgretolava ed era veramente fastidioso. Non struccava assolutamente benissimo, mi ritrovava sempre del mascara tra le ciglia, piace a tante persone, a me non piace assolutamente, no, non mi è piaciuto. Poi detergenti viso, allora ho terminato finalmente il burro struccante di Bioficina Toscana, questo qua non so come girarvelo, allora mi è piaciuto, però ci ho messo un po' a terminarlo perché al secondo posto contiene l'olio di mandorle, questo fatto mi provocava spesso imperfezione utilizzandolo consecutivamente per un po' di giorni, perché proprio l'olio di mandorla molto in alto nell'inci mi provoca appunto queste
non sfoghi, proprio l'imperfezione perché la mia pelle non lo tollera. Però è molto buono, strucca veramente molto bene, appanna leggermente gli occhi e in alcune volte mi bruciavano gli occhi. Non è un prodotto che andrò a ricomprare, però il suo lo faceva, struccava bene, lasciava la pelle morbida. Una volta a contatto con l'acqua si trasformava in un latte leggero, quindi non vi lasciava quella patina sul viso che a molte non piace. Io comunque vado poi a risciacquarlo con un detergente schiumogeno, quindi non mi dà fastidio, buono, ma non lo andrò assolutamente a ricomprare. Poi, sempre come detergente, ho finalmente terminato questa mousse di Aromatica. Questo è il Tea Tree Oil Balancing Cleanser. Era una mousse particolare perché era una mousse in tubo, una volta erogata si vedeva proprio una consistenza bollicinosa, ma non una mousse spumosa. Questo detergente veramente vi puliva la pelle a fondo, ma ve la sgrassava alla millesima potenza. Una volta che sciacquate il viso fate veramente fatica perché fa attrito, come se state sgrassando i piatti, ma una volta che l'avete sciacquato bene lascia la pelle super pulita, super liscia e per niente aggredita. Ci ho messo tipo, che ne so, un sacco di tempo, 4 mesi a terminarlo, perché lo utilizzavo 3 volte a settimana per purificare la pelle alla sera. Io ho queste manie e quindi mi andava molto bene, però se l'avessi utilizzato tutta la settimana credo che mi avrebbe seccato molto la pelle, perché comunque è pensato per le pelli grasse. Buono, non lo ricomprerò sicuramente, però come prodotto mi è piaciuto. Se avete una pelle veramente veramente problematica è ottimo, però anche lì bisogna stare attenti perché è un prodotto molto strong. Lo potete trovare su The K Beauty, anche l'altro sito dove rivendono prodotti coreani. Questo è un prodotto tra l'altro biologico e testato. Poi ho terminato anche il latte detergente Reactive di Yonzak. Sapete che è un latte detergente che non è che mi è piaciuto tantissimo. Questo è deterge, lenisce viso e occhi ipoallergenico. Allora, non strucca gli occhi assolutamente. Magari l'azione lenitiva ce l'ha perché era un latte detergente particolare, era un latte detergente molto liquido, grasso, però liquido, quindi si faceva fatica ad applicarlo, a massaggiarlo, perché si disperdeva dappertutto e poi vi lasciava quella pattina, non di idratazione, di primo step di nutrimento, ma proprio una pattina. Quindi penso che sia veramente adatto alle pelli molto molto sensibili. A me non dispiaceva questo fatto, a me dispiace molto per la texture, perché ne ho sprecato tantissimo prodotto sia nel versarlo sia nell'utilizzarlo e quindi è volato con niente. Lascia la pelle morbida, oltre che vi dà questa sensazione di patina, non ha profumazione, non fa schiuma, iper iper delicato. Tra l'altro contiene l'acqua termale di Yonzak, la malva, l'estratto di l'estratto Altemis Nobilis Flower, camomilla, insomma ha tutti gli estratti molto molto delicati e sicuramente se avessi avuto un'altra texture l'avrei amato. Poi ho terminato due new entry, due prodotti del quale non ve ne ho assolutamente parlato perché non ho avuto modo, perché li ho utilizzati in queste ultime 2 settimane, quindi non ho potuto scrivere, poi non scrivere, sì, parlarne, poi non avevo più voce. Allora, ho terminato la mousse viso di Relife di Bema Cosmetics. Questo è certificato, profumazione peone peperosa, certificato ICEA. Non mi è piaciuto assolutamente, semplicemente perché profumazione stupenda, perché sono abituata alle mousse più consistenti, alle mousse che fanno più rispetto a questa. Questa la posso paragonare a un'acqua micellare, era un'acqua micellare in mousse che detergeva sì, ma non vi dava nessuna soddisfazione, nessun effetto, cioè vi cozzava un po' nel momento coccola della detersione, insomma non faceva tantissima, non era bella compatta spumosa come schiuma, quindi tipo ne utilizzavo, che ne so ragazze, 10 pump, ma veramente intanto che pushavo lei si smontava, quindi una volta che applicavo sul viso mi lavavo con l'acqua, quindi per questo l'ho terminato molto molto velocemente. Strucca, cioè a me non dava la sensazione di lavarmi perché mi sembrava di aver messo l'acqua in faccia, quindi ecco, come un'acqua micellare ok, ma come mousse detergente assolutamente bocciata. Poi ho terminato anche il cleansing balm di Balea. Questo l'ho utilizzato quando ho finito quello di
Yonzac, sapete che io sono ancora al mattino con latte detergente, avendo la pelle molto molto secca, tra l'altro ragazze, veramente questo mese è stato pazzesco, avevo tutta la pelle secca, le gote ovunque, ovunque. Allora, non mi è piaciuto. Questo era un detergente viso con zucchero di canna e estratti di semi di chia. Allora, io ho pescato questo, tra tutti quelli che ho questo, perché avevo visto in un video che lo decantavano, proprio un balm, come se fosse un burro struccante, super cremoso, super delicato. Ok, l'ho aperto. Allora, intanto la profumazione dolcissima, quasi nauseante, da utilizzare al mattino. La texture era questa, quindi era qualcosa tipo una crema filamentosa, boh. Poi una volta che l'applico sul viso mi sembra un normale latte cioè una crema detergente, quello sì. Lo massaggiavo quando lo sciacquavo, scusate oggi mi intreccio, quando lo sciacquavo, ragazze, mi tirava la pelle in una maniera assurda, ma fortissimo, mi sembrava di aver sgrassato la pelle con detergente dai piatti. Ora, io ho una pelle secca e questo è un prodotto per le pelle secche, credo, perché sì, ideale per pelle secche e normali. Ma questa è un'azione detergente troppo aggressiva per essere una crema detergente, cioè mi seccava tantissimo il viso e questa cosa non mi è piaciuta assolutamente. L'ho tirato fuori appositamente da utilizzare al mattino, ma mi seccava la pelle in maniera tremenda, bocciatone per me. Poi andiamo avanti, ho terminato tre tonici. Ho terminato Youth Defense di Mossa alla vitamina C. Questo era un tonico lenitivo vitaminico certificato EcoCert. Allora, devo dire la verità ragazzi, come tonico è anche buono. L'unica cosa che cozza in questo prodotto è che ha l'alcol in alto nell'inci, quindi vi dà questa sensazione di pelle levigata e super liscia, ma è data proprio dall'alcol. Mi andava leggermente a seccare la pelle, però non sempre. L'alcol non mi dava molto fastidio sul viso, però vedevo che questo tonico come se fosse frenato, nel senso che non dava il meglio di sé sulla mia pelle. Probabilmente dato dall'alcol e probabilmente la mia pelle è troppo difficile, cosa vi posso dire? Non ho visto nessuna azione tonificante, illuminante, più che mai lenitiva, perché con l'alcol mettere sulla pelle irritata, arrossata, però ecco, l'ho finito, ce l'avevo, questo è il secondo che utilizzo perché ce l'avevo tra le scorte. Non ve lo consiglio se avete una pelle come la mia, capricciosa, perché magari è una pelle normale, chi se ne frega. Invece con una pelle molto sensibile non è consigliato utilizzare i prodotti con l'alcol così tanto in alto. Non è stato malvagio, però non lo andrò sicuramente a ricomprare perché non mi è piaciuto, cioè non è che non mi è piaciuto, aveva questo alcol che mi dava veramente fastidio. Poi ho terminato anche lozione tonificante di Dottor Auschka. Questa è una lozione tonica attivante, rinforza la pelle del viso. Per la pelle normale, secca e sensibile, a base di amamelide, antilide, sostiene naturale funzione della pelle. Allora, è una lozione abbastanza costosa, ma devo dire che su di me ha fatto un'azione come un tonico normalissimo. Allora, questo tonico, io mi aspettavo tanto da questo tonico, perché comunque per il prezzo qualcosa deve fare. Ha una profumazione di rosa, mi dava gli stessi effetti che mi dà un classico idrolato di rosa, nel senso che mi va a compattare la pelle, me la va a tonificare, me la va a levigare leggermente, nulla di più. Non è neanche arrivato ai livelli del mio tonico preferito alle rose, che costa, che ne so, 10 euro in meno, perché questo costa 25 euro, quello di Dottor Organic costa 15, quindi è stato bello, mi è piaciuto utilizzarlo, però non riesco a capire l'elevato prezzo di questo prodotto, cioè non ho visto dei benefici wow per dire cavolo, lo ricomprerei anche a 30 euro. No. Cioè, è stato bello, l'abbiamo provato, ma niente di che. Poi ho terminato la mist per il viso di Beauty Kitchen, questa me l'aveva mandato la Stefania. Questa è una mist non biologica, ma contiene palma rossa, l'estratto di rosa, l'estratto di geranio, l'estratto di petit grain, e rosa centifoglia, ginepro e
l'acido ialuronico. Allora, molto buona, devo dire che mi è piaciuta molto. L'applicavo sul viso dopo le maschere, la miscelavo con le maschere in polvere, per questo è terminata in fretta. Ha una profumazione particolare, molto pungente, quindi ecco, deve piacervi. Non so se potete assolutamente reperirlo in Italia, perché lei me l'ha mandata dal Regno Unito. Infatti questo prodotto è prodotto in Regno Unito, 100 ml di prodotto. Mi è piaciuto perché lasciava la pelle un po' più luminosa, un po' più tonica, rivitalizzata, risvegliata, bella. Mi è piaciuto sicuramente. Se la Stefania me lo vorrà rimandare, sarei più che contenta. Poi non appiccicava assolutamente il viso, nonostante abbia al secondo posto la glicerina vegetale. Non sentivo questo appiccicoso, non faceva assolutamente schiumetta, ma era un plus in più nelle mie maschere, ma anche come mist per rinfrescarmi. Ovvio, lo spruzzino non è super fine, io lo spruzzavo sulle mani, lo tamponavo sul viso e sentivo proprio la mia pelle rinvigorita. Poi, gli ultimi due prodotti che ho terminato. Allora, uno lo cestino, perché? Allora, questa è la crema contorno occhi di Phytocosa La Rosa. Ha un PAO di 4 mesi e ragazza, ha cominciato a puzzare. Cioè, puzza veramente. Io l'ho utilizzata quanto ho potuto. Tra l'altro non è un contorno occhi che mi è piaciuto molto, è un contorno occhi che reputo buono per quando, se cercate un prodotto nutriente, perché è bello corposo, lo applicate sul viso e vi va ad ammorbidire la pelle, però non va ad idratare assolutamente. Io al mattino mi ritrovavo con un contorno occhi nutrito ma secco, non so come spiegarlo, proprio al tatto secco. Questo invece è un contorno occhi che è pensato per le ruvidità, contro le rugorosità del contorno occhi. Io ho notato solo l'effetto molto nutriente, ma io necessito anche di idratazione avendo un contorno occhi secco. Utilizzandolo di sera non ho visto tanti benefici e non ho potuto neanche finirlo perché puzza. Invece il contorno occhi fantastico è questo di Martina Gebhardt, questo nel flaconcino. Questa è la versione light del balm di Martina, di Eye Care, cosa sto dicendo? Vabbè, dell'altro, che è molto più untuoso, molto più consistente. Questo invece era molto più liquido, molto più scorrevole, molto più leggero. Lo potevo utilizzare sia a mattino sia alla sera. Si assorbiva molto velocemente, non mi lasciava assolutamente la zona del contorno occhi unta, quindi potevo anche andarmi a truccare. E ragazze, lasciava un contorno occhi elastico, leggermente nutrito ma non troppo, quindi anche per la mattina perfetto. E poi super super idratato e liscio, veramente buonissimo. Tra l'altro, utilizzandolo di sera, facendo un impacco con il dischetto di cotone sottile, wow, cioè mi andava veramente a idratare e nutrire, e al mattino avevo il contorno occhi veramente più disteso. E io non ho le rughe, però io ho un contorno occhi che si secca molto velocemente, molto in fretta, quindi mi lasciava proprio liscio. Cioè io la mattina dopo potevo andarmi a truccare, mettere un correttore subito, che non avevo nessun problema. Ottimo. E niente ragazzi, questi sono stati tutti i miei prodotti del mese di aprile. Spero di avervi tenuto in oggi non riesco a parlare spero di avervi tenuto compagnia. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.